Una volta che i tecnici hanno sfornato il decreto così come deve essere, in base a tutte le teorie che sentiamo ogni volta in trasmissione, Keynes piuttosto che Smith, piuttosto che quell'altro grande pensatore, poi però in Parlamento finiscono e in Parlamento pesano le lobby. Lei è preoccupato? Beh, voglio dire, c'è una maggioranza che appoggia questo governo che dice che senza se e senza ma bisogna appoggiare questo governo. Poi il governo fa un decreto sulle liberalizzazioni e presentano 2.500 emendamenti. C'è qualcosa che non va. O ci credi a quelle che fa il governo, o altrimenti vorresti un altro provvedimento. E allora perché prendi in giro? Io credo che semplicemente quegli emendamenti sono stati fatti per accontentare a parole le, diciamo così, le varie lobby e poi cercare una soluzione per non dire no al governo, perché altrimenti si rompe la maggioranza e si deve andare tutta a casa. Ma stabilito questo, io nel merito che cosa penso? Penso che noi dell'Italia dei Valori verso questo governo abbiamo avuto sempre un atteggiamento laico, perché abbiamo molto rispetto, anche se il sottosegretario non lo pensa, noi abbiamo molto rispetto sia delle persone sia della professionalità, anzi a volte le consideriamo un aggravante la loro professionalità rispetto al precedente, perché a quelli, sai, nane e ballerino, vabbè, non ci capivano, questi ci capiscono pure, quindi voglio dire, se poi fanno delle cose, io credo che questo governo nei problemi veri ancora ci deve entrare, a cominciare, per esempio, che se le banche lo prendono a 1,5 il prestito e te lo danno a 4,5, a 5,5, forse bisognerebbe fare qualche provvedimento per dire a care banche, ti permetto che tu lo prenda all'1,5, però cerca di aiutare anche il sistema delle imprese, il sistema delle famiglie, che non lo puoi strozzare, non possiamo fare gli strozzini di Stato, bisogna che anche tu, sistema bancario, non pensiamo a far guadagnare solo la prima, ma anche i poveri cristi. Io penso, per esempio, che questo governo avrà fatto pure bene, io non sono d'accordo, ma avrà fatto pure bene oggi a mettere la fiducia sul decreto legge che riguarda diciamo così, lo svuota carceri, perché sono troppo piene le carceri. Ma forse bisognerebbe fare prima qualche provvedimento per far funzionare la giustizia, non ogni volta che si riempie le carceri metterli fuori i delinquenti, perché se funziona la giustizia quel signore viene a investire in Italia. Io penso che è vero che bisogna mandare il finanziere sotto a Sanremo per dire moti becco a te che stai facendo il caffè senza lasciare lo scontrino, ma forse se invece di rincorrere come abbiamo fatto finora sempre e solo quanti redditi hai guadagnato, ci mettiamo a rincorrere quanto hai speso, e ogni volta che con un sistema incrociato, perché oggi tutto è possibile incrociare attraverso i controlli bancari e quant'altro, vedo che ogni anno tu spendi il doppio di quello che dichiara di aver guadagnato. Io sai che faccio? Prendo, ti sequestro quel che hai guadagnato di più, perché mi devi dimostrare dove l'hai preso quei soldi. Allora forse riesco a combattere meglio la evasione fiscale, invece che rincorrere il semplice scontrino e il povero Cristo. Alla fine, e da oggi, e concludo, oggi, mentre stiamo parlando, questo pomeriggio mi hanno telefonato dall'Europa, disperati gli italiani, perché la grande Europa, questa grande Europa della finanza, c'è un telefono cosa dichiara, enorme, sa cosa dichiara questa grande Europa. Oggi stanno approvando un provvedimento in Commissione e in Parlamento dove si dice dobbiamo liberalizzare l'olio d'olivo, le arance e quant'altro che viene dalla Tunisia e dal Marocco, perché noi siamo per il libero mercato. Io ma non so se Keynes o chi è per lui, perché è meglio sicuramente, no mi perdoni, è meglio sicuramente che il sistema, che più c'è concorrenza meglio la qualità e si abbassa il prezzo. Questo l'ho capito, lo capisco pure io, penso un po' senza scomodare Keynes, lo capisco anch'io questo, però e concludo oggi sai cosa hanno detto l'Europa? In nome di questo grande principio dobbiamo far arrivare tutte le olive e tutte le arance del Marocco e della Tunisia. Il problema è che noi che siamo soggetti alle regole europee dobbiamo avere regole sanitarie, regole di assunzione del lavoro, regole di sicurezza e quant'altro, che ci costa 10 volte tanto quanto costano a loro. Allora l'Europa si dovrebbe preoccupare pure a questi paesi che vogliono esportare in Italia in modo concorrenziale, di avere in modo concorrenziale anche sanità, sicurezza, rispetto delle persone e quant'altro. Onorevole Lumi.